corso Buenos Aires. Sono appena uscita dall'UBS, infatti appunto qui dall'UBS, e ovviamente sono andata allo stand delle S e ho comprato tre cose, che sono questi stickers per unghie con il viso, degli stickers per unghie che non riusciamo bene a farvi vedere perché c'è un po' di riflesso del sole, e poi con il pizzo comunque neri, e poi un top coat per unghie, c'è scritto che fa effetto unghie finte, quindi come se si avesse applicato il gel. Lo provo, non sono sicura che funzionerà, o al massimo lo utilizzerò come top coat normale. Continuiamo quindi il nostro giro e vediamo un po' il corso Buenos Aires. Adesso siamo appena usciti dalla Feltrinelli e andiamo qui. Come vedete è da Lugio. Siamo sempre in corso Buenos Aires, che è questo qui. Che per chi non fosse di Milano è una via abbastanza vicino al centro, direi comunque in zona centrale, piena di negozi. Eccoci in un'altra parte di Corso Buenos Aires. Qui come vedete c'è la Benetton, questo è tutto il palazzo della Benetton, che è grandissimo. Lì c'è la Furla, qua la Freddy, una caffetteria, e adesso ci stiamo dirigendo verso H&M, che è da quella parte. Siamo sempre in corso Buenos Aires e siamo al semaforo e andiamo a visitare questo negozio, che è un bellissimo negozio di scarpe, si chiama Virgilio. Ai prezzi un po' alti, però le scarpe sono veramente belle, soprattutto quelle col tacco, perché appunto vende specializzato nelle scarpe eleganti. Siamo andati poi da Bata, siamo andati alla Puma, alla Nike, da Foot Locker, sempre per guardare le scarpe. E qui invece alle mie spalle c'è Calvin Klein Jeans. Siamo vicino a via Monte Napoleone, in una piccola vietta, e qui ci sono dei negozietti abbastanza carini, cioè molto carini, però abbastanza particolari, ad esempio questo del Cima, e c'è questo bellissimo abitino bianco in pizzo di San Gallo con un nastro fucsia con un fiocco dietro, molto bello, 390 euro. Anche qui, come vedete, borse molto particolari e hanno un design molto particolare. Qui siamo invece in via Sant'Andrea, che è molto vicina a via Monte Napoleone. E ci sono, iniziano ad esserci tutte le boutique, ad esempio questa. Oggi c'è poca gente perché probabilmente sono le vacanze di Pasqua, quindi sono tutti partiti, perché solitamente il sabato pomeriggio, come oggi appunto che è sabato, è tutto completamente pieno, si fa fatica a camminare, ci sono le code anche per entrare nei negozi. Meglio, perché così visiteremo più negozietti. Qui c'è un bellissimo negozio di costumi, come potete vedere. Questo costume costa 305 euro. Sono appena entrata e ho chiesto il prezzo alla commessa perché mi piaceva tantissimo. Vende anche intimo. Poi c'è questo negozio di scarpe. E poi questo, guardate queste che particolari.
questo è Jimmy Choo. Siamo ancora nella zona di Monte Napoleone, sono appena uscita dal negozio Jimmy Choo. È stato bellissimo, ci sono scarpe proprio belle, 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 lavorate tutte, poi le commesse sono sempre gentili, me le fanno vedere, io sono contenta. Poi qui abbiamo Gucci, però oggi non andiamo perché non ho tanta voglia di vedere Gucci, e invece alle mie spalle c'è Barbie. Però è una marca che a me non piace tantissimo, quindi sì, ci entro, però non mi è mai capitato di comprare niente, non, diciamo che ecco, non è tra le mie preferite. Niente, adesso andiamo verso la piazza Duomo, siamo ancora stati, e vediamo di trovare un negozio di Pigeon e di Bata, perché devo provare un paio di scarpe e vedere una borsa del Luigi. Ci vediamo dopo, ciao! Duomo, poi di là c'è Piazza della Scala e magari vi faccio vedere qualcosa se arriviamo lì, non lo so perché dobbiamo andare anche in Corso Como e siamo un pochino in ritardo, comunque adesso vediamo di arrivarci. Lì c'è Tom Ford, quello con tutte le luci blu, molto carino. Qui c'è Alviero Martini. Siamo sempre a Milano, zona San Babila, e qui c'è questa Ferrari che è in mostra. Siamo davanti infatti al Ferrari Store. Ciao amore! Ciao amore! Qui siamo davanti alla vetrina di Vergelio in Corso Vittorio Emanuele, quindi praticamente in Piazza Duomo quasi. E queste sono le bellissime scarpe. Quello è un nuovo centro commerciale, si chiama Excelsior Milano, che ha aperto da poco, e io e Emanuele siamo capitati pochi mesi fa, proprio il giorno dell'inaugurazione, c'era una fila lunghissima, siamo entrati, c'è anche Tiffany dentro, quindi per chi non volesse andare proprio nel negozio che si trova in via della Spiga vicino a Monte Napoleone, qualcosa di Tiffany lo si può trovare anche all'interno di questo, diciamo, centro commerciale. Come vedete qui c'è più gente rispetto a Monte Napoleone, perché ovviamente anche tutti i ragazzi, i giovani vengono qui, e lì in fondo abbiamo il Duomo. Dopo ci andiamo e ve lo faccio vedere, questo è un piccolo scorcio che si vede da qua. Lì c'è Max Eco. Poi c'è la Mondadori, Penny Black, la Yamamay, Bershka, Max Mara,
ancora la Benetton e ci stiamo avviando verso il negozio di Luigio. Ci vediamo. Qui invece c'è la Sephora di Corso Vittorio Emanuele, eccola qui. Poi qui abbiamo la Replay, più avanti Mango, Banana Republic là in fondo e Zara sotto questi portici dietro le colonne. Adesso qui come vedete siamo davanti alla Kiko, sempre in centro a Milano, e ci sono tutti questi giochi di luce all'interno molto belli che cambiano continuamente. Prima infatti erano diversi, adesso vediamo se cambiano ancora. E beh, comunque è uguale a tutti gli altri negozi.